Siamo con il presidente dell'Elettromeccanica Angelini, Maurizio Morganti, con il vice sindaco Castorri. Presidente, quali sono le aspettative per la prossima stagione? Allora, l'anno scorso abbiamo chiuso la stagione arrivando ai play-off e quindi è stata una grande soddisfazione perché dopo tantissimi anni che eravamo in B1 non eravamo mai riusciti a raggiungere i play-off. Quindi quest'anno, diciamo così, siccome l'anno scorso ci siamo divertiti molto, cerchiamo di ripetere questo exploit dell'anno precedente. Via. Quindi cerchiamo di stare in posizione alte della classifica e vediamo se riusciamo a replicare. Come reputa il livello del campionato quest'anno? Allora, il livello del campionato quest'anno è molto alto perché continuano a esserci ragazze che giocavano in Serie A, che scendono in B1, che è la nostra categoria, per una serie di motivi, straniere che stanno arrivando nel settore, e anche ragazze molto brave che magari cominciano a lavorare e quindi stanno più vicino a casa, e quindi il campionato è sempre ricco di nuovi talenti e questa è una sfida continua. Assessore, cosa si sta facendo per rendere agibile il Carisport? Beh, stiamo cercando di correre il più possibile per ultimare i lavori dopo l'alluvione del 2023. Sono lavori molto importanti che ci hanno portato a fare un investimento di oltre 1 milione di euro. Siamo però a buon punto e contiamo nelle prossime settimane di rimetterlo a disposizione del volley e dell'intero mondo sportivo cittadino.